Vince per 4-0 l'Olimpica Akragas nella partita disputata ieri all'Essenetro contro il Vis Borgo Nuovo. La squadra di Giovanni Falsone convince anche se giocava con l'ultima in classifica. Sono quattro le reti che trafiggono la squadra palermitana. La prima segnata ad Armenio al decimo del primo tempo grazie a un angolo tirato nel mezzo dell'area piccola. Armenio centra la rete. L'Akragas tenta ancora con Locurto, ma la palla va fuori di poco. Nella ripresa al 51esimo circa è sempre Armenio che trova il gol con un colpo di testa e 2-0. Il Borgo Nuovo, anche se modesto, dimostra di giocarsela con grinta, tenta di equilibrare il punteggio, ma è al 72esimo che arriva la terza rete con Falsone che aggancia un pallone con un paio di passi, scarica la palla e nulla può il portiere Fassino a fermarla. All'Esseneto comincia anche a piovere, ma dura poco, così in pieno recupero al 93esimo Puccio chiude i conti segnando il quarto gol. Bravo sempre il portiere Casella che parla con stile d'eleganza, sarà lui il prossimo capitano dell'Olimpica. Soddisfatto anche il mister Falsone che allena nuovi rinforzi per l'Olimpica. Ci dobbiamo esaltare come sempre quando vinciamo e non ci dobbiamo nemmeno demoralizzare quando non viene qualche risultato. Noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo l'ultima partita mercoledì, cercheremo di fare qualcosa in entrata perché siamo anche numericamente pochi come grandi e poi ci giochiamo tutto nel girone di ritorno. L'ho sempre detto, era importante arrivare più punti possibile nel girone di andata e poi, cioè, o meglio, fino a dicembre, poi nel ritorno ci giochiamo tutte le nostre carte. Siamo col capitano Giulio Castaldo, un risultato, insomma, meglio di così non poteva andare. Soddisfatto, tu hai fatto al solito una bellissima partita. Sì, siamo contenti per questa vittoria sicuramente. Ci voleva dopo la gara sfortunata di domenica e adesso abbiamo un impegno importante mercoledì che ci permetterà, vincendo, di guadagnare ulteriori punti in classifica. In tribuna ad assistere alla partita sono il sindaco Firetto e Giovanni Amico che ci anticipa che ci saranno novità societarie quanto prima. Al campo a seguire la partita c'è il sindaco. Sindaco, fa piacere vederlo al campo, ritorna al campo dopo diversi anni. Quando ero in Serie C non veniva quasi mai, ora viene sempre. Come No, venivo anche, adesso credo che sia un parente malato e quando c'è un parente malato è bene starci tutti quanti accanto. Credo che i veri tifosi dell'Akragas si vedono in questo momento che è un nuovo cominciamento. Mio figlio del resto non mi permetterebbe di restare a casa. Giovanni Amico al campo, molti vogliono sapere qual sarà il futuro della squadra, se sono novità, nuovi acquisti, societari, insomma, ci faccio un po' il punto, Giovanni. Ma per fare il punto è un po' presto, nel senso che questa sarà una settimana nella quale si concluderanno alcune questioni che riguardano il futuro della società. Dobbiamo aspettare un'altra settimana per capire quale potrà essere il futuro.